ci allunghi. Pur nel dolore l'accogliamo come segno della tua predilezione, perché tu rinsaldi la nostra fede. Tu, o Dio, che hai permesso le nostre sofferenze, accogli la nostra preghiera affinché il tuo divino amore sia per noi conforto e speranza nel nostro avvenire. Per la nostra famiglia, per la società, abbiamo offerto il nostro sacrificio come ha fatto il tuo divino figlio salendo sulla croce. Ora che i nostri corpi portano i segni della mutilazione, fa che non venga meno la fede che noi tutti abbiamo in te. Accogli, o Dio, nel tuo regno l'anima buona e santa dei nostri compagni caduti sul lavoro o che hanno fatto l'olocausto della loro vita dopo il calvario della silicura. Benedici le loro famiglie che, colpite dal dolore, hanno dato quanto di più caro e sacro avevano su questa terra. Accogli, onnipotente e buon Signore, l'umile preghiera che ora a te rivolgiamo affinché tu possa dare a noi il conforto e la speranza di rivederli tutti a te in paradiso. Lascio la parola al Presidente Provinciale di Monza e Brianza, Silvino Di Barba. Buongiorno a tutti, signore e signori. Un saluto e un benvenuto da parte mia e del Consiglio Provinciale dell'AMIL di Monza e Brianza ai rappresentanti istituzionali e alle autorità presenti, a tutti coloro che hanno permesso e contribuito alla realizzazione di questa 22esima giornata regionale dell'AMIL dedicata alle vittime di incidenti sul lavoro. Un caloroso ringraziamento alla città di Monza che ci ospita e a tutti i partecipanti. Grazie. Vorrei iniziare queste brevi riflessioni esprimendo la mia personale riconoscenza a quanti, attraverso la costante partecipazione a iniziative come questa, contribuiscono a mantenere sempre alta l'attenzione su un fenomeno ancora oggi di dimensioni inaccettabili.
Come AMI sappiamo bene che non dare il giusto spazio a queste tematiche nel dialogo quotidiano con le istituzioni e con i protagonisti del mercato del lavoro è il primo passo per vedere vanificati i risultati positivi fino ad oggi che abbiamo conseguito e ancora dobbiamo compiere con sempre maggiore impegno per raggiungere il nostro obiettivo. Garantire a tutti i nostri lavoratori protezione dagli incidenti sul lavoro e assicurare a quanti purtroppo continuano a rimanere vittime tutto ciò di cui hanno bisogno per riprendere le redini della propria vita. Il fenomeno degli incidenti sul lavoro continua purtroppo a rappresentare una vera e propria piaga sociale nel nostro Paese, solo sfiorato da lievi miglioramenti che ogni anno fanno ben sperare, ma che non possiamo ritenerci soddisfacenti. Non stupisce inoltre che il calo dei casi mortali sia stato particolarmente sensibile proprio nei settori di attività che hanno maggiormente risentito del calo occupazionale, le costruzioni e l'industria. Il contesto occupazionale di riferimento, infatti, ricopre un ruolo molto importante nella valutazione del fenomeno infortunistico e negli ultimi anni è stato caratterizzato da una forte rincorso alla cassa integrazione guadagni o al lavoro a tempo parziale. In sostanza, a fronte di un calo dell'occupazione, siamo in presenza di una diminuzione delle ore lavorate ancora più rilevante. Per una corretta visione del fenomeno resta essenziale in parallelo la conoscenza dell'infortunistica sommersa, degli infortuni che restano nascosti nelle pieghe del lavoro nero o irregolare. E per garantire la tutela di legge e per cogliere meglio, con una più completa informazione, le cause e circostanze degli infortuni. Ci dobbiamo chiedere comunque se stiamo facendo abbastanza e noi sappiamo che in questi anni si è fatto molto di più che in passato, dal momento che sembra ancora mancare nel nostro Paese una solida cultura della sicurezza che scongiuri le tante tragedie di cui abbiamo notizie ogni giorno, spesso evitabili e che vediamo ripetersi una dietro l'altra con le stesse dinamiche e le stesse cause. Qualcosa che sfugge al controllo. Aziende con mezzi di protezione inadeguati, lavoratori non sufficientemente formati, elementi di una strage quotidiana e silenziosa che solo occasionalmente affiora sulle prime pagine dei giornali. Questa giornata vuole allora innanzitutto rinnovare un appello che l'AMI non smetterà mai di lanciare, perché la sicurezza sul lavoro diventi un valore condiviso, una ricchezza del nostro Paese e delle nostre aziende, una garanzia per i nostri lavoratori e per le loro famiglie. Un obiettivo raggiungibile con uno sforzo che deve essere prima di tutto culturale, attraverso l'educazione delle nuove generazioni, la formazione continua della prevenzione attraverso la scuola e il lavoro, l'informazione chiara sui costi, e non solo umani, ma anche sociali, dell'insicurezza. E poi certamente i controlli, la vigilanza attenta delle istituzioni sulle situazioni di irregolarità. Come associazione che riunisce circa 450.000 vittime di incidenti sul lavoro, malattie professionali e i loro familiari, il bilancio dell'AMI non può non guardare anche lo stato delle tutele, che dovrebbero garantire una dignitosa sopravvivenza all'indomani dell'infortunio, in un contesto socio-economico che negli ultimi anni è stato stravolto da una crisi economica globale che non sembra ancora mostrare segni di arretramento e che sta mettendo a dura prova l'intero impianto dello Stato sociale come siamo stati abituati a conoscerlo. Il terreno sul quale oggi si gioca la partita delle tutele è purtroppo accidentato e saremmo imprudenti a non riconoscere le difficoltà innegabili del momento a fronte di un evidente ripensamento generale delle politiche sociali. È con questo spirito che l'Associazione continua a battersi per il superamento delle numerose criticità dell'assicurazione infortuni e non è una questione solo di indennizzi, perché mantenere un rapporto di presa in carico con l'assicuratore significa per un infortunato poter contare su un'assistenza duratura che ha ad oggetto tutte le prestazioni sanitarie, assistenziali e protesiche necessarie per la tutela globale dell'infortunato. L'AMI proseguirà la sua azione che vuole essere prima di tutto di sensibilizzazione, sfruttando la capacità dell'associazione di comunicare tramite esperienze vissute in prima persona dai suoi dirigenti e associati, ma che si pone anche in un'ottica propositiva, tramite il dialogo aperto e il confronto con le istituzioni, alle quali non facciamo mai mancare il nostro contributo e dalle quali ci aspettiamo analoghi segnali di attenzione, con l'impegno di porre il tema della sicurezza sul lavoro sempre al primo posto dell'agenda politica del nostro Paese. Grazie.
Ecco, a questo punto qua, dopo l'intervento del presidente provinciale Firmino Di Barbara, darei la parola a Sua Eccellenza il prefetto di Monza e Brianza, la dottoressa Giovanna Vilasi. Un cordiale saluto a tutti ed un sentito ringraziamento al presidente regionale dell'AMNIL e al presidente provinciale per l'invito a partecipare a questa 22ª giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. Questo è un tema particolarmente sentito sia dal Ministero dell'Interno che dalle prefetture, sempre impegnate in prima linea sulla strada della creazione di una cultura della legalità e della sicurezza nella sua accezione più ampia. Gli infortuni in genere ed anche quelli mortali in Lombardia, così come a livello nazionale, sono senza dubbio in calo. Ma questo credo che non sia proprio sufficiente, perché anche un solo morto sul lavoro è sempre troppo, e quindi bisogna assolutamente cercare di far sì che questo non possa capitare. Il decreto legislativo 626 e poi la legge 81 hanno certamente rappresentato un salto di qualità nell'ambito della normativa in materia, ponendo al centro del processo di prevenzione il datore di lavoro, valorizzando quindi la sua figura e il ruolo partecipativo sia del lavoratore che delle forze sociali, inducendo sempre anche una maggiore sensibilità verso le tematiche della tutela della salute dei lavoratori. Quindi dico che le norme non mancano e non c'è quindi necessità di un'ulteriore produzione legislativa, però le morti continuano ad accadere e gli incidenti continuano ad accadere. Credo quindi che il problema non sia quello della legislazione, ma sia un altro. Vi sia un'assenza generale di una cultura della sicurezza. Le leggi, pur prevedendo delle sanzioni, talvolta anche pesantissime, continuano ad essere non osservate, non vengono rispettate. È quello che è accaduto per anni, se ci ricordiamo, per quanto riguarda le cinture di sicurezza. A lungo in Italia il cittadino ha continuato a non metterle perché riteneva che la legge fosse inutile. E questo fino a che non si è riusciti a far capire che l'uso delle cinture può salvare una vita umana. La stessa cosa accade per quanto riguarda l'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro. Le norme di sicurezza, infatti, spesso sono sentite come un ostacolo inutile allo svolgimento dell'attività lavorativa, sia dagli imprenditori, ma, cosa assurda, anche dai lavoratori. La fiducia nelle capacità proprie di evitare qualsiasi pericolo, anche senza dover utilizzare delle protezioni, è un atteggiamento che, nonostante si agisca tutti per sensibilizzare sull'uso delle protezioni, continua a riscontrarsi nei lavoratori. Questo conferma che non basta la legge, ma che occorre creare una cultura della sicurezza. In questa prospettiva appare evidente il fondamentale ruolo della formazione, non solo sul luogo di lavoro, ma anche e soprattutto a partire dalle scuole, così da istruire da subito i giovani, perché nel loro futuro, qualunque sia il loro ruolo, qualunque sia il loro luogo di lavoro e qualunque sia la loro scelta imprenditoriale e qualunque sia le decisioni che dovranno andare a prendere, devono avere la consapevolezza che dalla loro scelta può dipendere e la propria vita e la vita altrui. La battaglia contro le morti bianche, quindi, è una battaglia che tutti, istituzioni, forze politiche, forze sociali, ciascuno per quanto attiene alla propria sfera di intervento, devono combattere, avviando un confronto per dare risposte efficaci ai bisogni dei lavoratori e del mondo della produzione, ed anche e soprattutto per affermare con forza che un diritto al lavoro non può non essere accompagnato dal diritto alla salute, il diritto alla vita, e non si può accettare che oggi si possa continuare a morire per il lavoro. Un incidente sul lavoro distrugge la vita in pochi secondi e al dramma del lavoratore si aggiunge anche il dramma delle famiglie che hanno subito la perdita del proprio congiunto oppure che ne subiscono le conseguenze particolarmente gravi di infermità. E spesso queste famiglie devono affrontare un vero e proprio calvario fatto di battaglie legali, di burocrazia, difficoltà economica. È dovere quindi delle istituzioni, ma anche di tutta la società civile, essere vicine a queste famiglie. Come prefettura noi siamo particolarmente sensibili anche a questo aspetto ed in alcune province, grazie alla sensibilità di istituzioni, enti, fondazioni bancarie e soprattutto l'INAIL e l'ANMIL, sono stati stipulati accordi che hanno consentito di supportare materialmente, nell'immediatezza del fatto, le famiglie toccate da questi gravi incidenti
E sono stati attivati, quindi grazie a questa sinergia, sia dei sostegni nell'espletamento delle pratiche burocratiche ove necessari, sia sostegni psicologici agli adulti e ai minori nelle scuole, e sia anche un sostegno economico visto o come anticipazione di spese per chi si trova in gravi difficoltà, oppure anche con elargizioni di fondi, di soldi a fondo perduto. Credo che questo sia il percorso giusto e che si debba intervenire tutti insieme affinché vengano rimosse tutte quelle condizioni che generano infortuni sul lavoro. Concludo rinnovando i miei ringraziamenti agli organizzatori di questo convegno, a tutti voi, e auguro a voi e a me che la giornata di oggi possa aiutarci ad un ulteriore passo avanti lungo la strada della sensibilizzazione delle imprese e dei cittadini sul tema della sicurezza del lavoro e sulla necessità sempre del rispetto della regola e della tutela dei lavoratori. Grazie a Sua Eccellenza il Prefetto Giovanni Villasi, e credo sia importantissimo quello che sono state le ultime parole dette dalla dottoressa, proprio per quello che è l'impegno che tutti ci mettiamo per cercare di ridurre quello che purtroppo il continuo e massacrante problema delle morti sul lavoro. Al sindaco Marco Mariani di Monza lascio la parola e lo ringrazio innanzitutto per la gradita ospitalità. Prego. Allora, Presidente, prima di tutto siamo noi come amministrazione che vi ringraziamo per aver scelto la nostra città per questa giornata importantissima a livello regionale. A maggior ragione importante visto il tasso di industrializzazione della nostra regione e cosa positiva, ma di conseguenza anche l'eventuale aumento in percentuale degli infortuni sul lavoro. Ho saputo che è andato tutto bene, cerimonia, corteo, eccetera, eccetera. Per cui per Monza è stato un onore ospitare questa manifestazione. Pochi mesi fa abbiamo così festeggiato il restauro del monumento che c'è fuori dalla stazione. Mi dicono, se non il primo, uno dei primi monumenti in Europa dedicati, il primo in Europa, per cui Monza di primati ne ha tanti, non solo per l'autodromo, per cui abbiamo anche questo, ed è un ulteriore piacere. Per cui come amministrazione siamo, e chiunque verrà dopo di noi non è un problema, saremo sempre a disposizione di un'associazione così importante e sentita, fatemi usare questo termine, come la vostra. Associazioni che non devono avere nessun tipo di timbro politico, ma devono essere comunque aiutate e appoggiate da chiunque stia amministrando in qualsiasi momento. Ho sentito gli interventi, una parte degli interventi che mi hanno preceduto, ho sentito una parte del suo. È un discorso etico la sicurezza nel mondo del lavoro, un discorso etico che purtroppo tanti tralasciano, questa è la verità. In questi ultimi anni poi purtroppo il nostro paese da nord a sud è stato un pochino invaso anche da persone che hanno bisogni enormi di lavorare e vengono purtroppo sfruttate, diventano un pochino preda di tanta gente senza scrupoli e in primis nessuno scrupolo per quel che riguarda la sicurezza sui posti di lavoro. Questo è un discorso che implica leggi di carattere nazionale, implica intervento di forze dell'ordine, magistratura, e che quindi esula un pochino da quelle che sono le nostre competenze, ma purtroppo alla fine i risultati sono quelli che si vedono. Leggi in questo paese al riguardo, oserei dire che ce ne sono troppe. Ce ne sono troppe in tutti i settori, tant'è vero che c'è la legge che dice che oggi va bene la tovaglia rossa, ma c'è anche la legge che dice che va bene quella blu, quella gialla, quella verde. Non peraltro, solo nella città di Roma vivono, lavorano e prosperano più avvocati che in tutta la Francia. Perché quando un paese come il nostro viaggia con circa 170.000 leggi, e tenete presente che ultimamente ne hanno abolite alcune decine di migliaia,
paesi come la Germania, compresi le leggi urbanistiche, ne hanno 11.000, voi capite che in questo paese, fatta la legge, trovato l'inganno, perché c'è la legge che dice esattamente l'opposto. E guardate che è un problema non da poco, perché capita spesso e volentieri, quando devi deliberare in giunta, che l'avvocatura ti dice: se fai così il pretore di Belluno ti assolve, pretore di Macerata ti condanna, pretore di Cosenza devi tirare il 100 lire e vedere testo croce cosa salta fuori. Questo della pletora delle leggi e della zecca garbugli, inteso come modus vivendi, è un freno notevole anche nel mondo degli infortuni sul lavoro, perché tanti se ne approfittano. Mi viene in mente quel tremendo incidente di qualche anno fa a Torino nell'acciaieria, la Thyssen, è finito con un certo tipo di condanna, ci va benissimo. A me piacerebbe anche sapere che tipo di risarcimento avranno le famiglie, perché già non avrai nessun risarcimento in quanto ci sono state delle vittime giovanissime, bambini piccoli, e già quello non te lo risarcisce nessuno, ma almeno pensare al futuro di queste famiglie. Sono cose che poi durano anni e anni, d'altronde siamo in un paese dove chiamano breve il processo che dura 6 anni, hanno avuto il coraggio di chiamarlo breve, oddio, confronto prima che durano 15, ne abbiamo guadagnati 9, però ci vuole insomma una certa mentalità aperta per definire breve un giudizio che ti arriva dopo 6 anni. Detto questo, Presidente, io rinnovo la mia stima verso persone come voi che continuano su questa strada, usiamo pure il termine, a combattere e soprattutto a portare all'opinione pubblica tutte quelle che sono non solo gli incidenti che purtroppo lavorando possono capitare a chiunque, questa è anche la fatalità, ma portano alla luce quelli che sono gli incidenti dovuti a incuria, dovuti a mancanza di etica, mancanza di morale, a menefreghismo, a egoismo, perché poi pensi che guadagni alla fine dell'anno un tot in più sulla pelle della gente e che quindi portano all'opinione pubblica tutti quei comportamenti odiosi, parliamoci chiaro, da parte di molte persone. Per cui un ringraziamento da parte nostra per tutto il lavoro che state facendo, per quello che farete e per quel che riguarda la città di Monza, se vorrete ancora la nostra collaborazione sicuramente l'avrete. Buon lavoro a tutti. Grazie signor Sindaco. Grazie anche per quello che è stato il recupero del monumento a cui ieri abbiamo dedicato una corona e per tutto quello che viene fatto in collaborazione con la nostra associazione. Lascio le parole al Presidente Provinciale di Monza e Brianza, il Dottor Dario Levi. Buongiorno, ringrazio i Presidenti Franco Bettoni, Walter Ferrari e Firmino Di Barbola per avermi invitato a questa importante ricorrenza dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. Rivolgo un saluto a tutte le autorità e gli ospiti presenti, non solo a nome mio ma a nome di tutta l'amministrazione provinciale. Le giornate come quella di oggi non hanno solo un alto valore simbolico e commemorativo, seppur assolutamente doveroso, ma credo che abbiano anche l'obbligo di lanciare un monito e di spronare ciascuno di noi a tenere viva l'attenzione e l'impegno nella tutela della salute di tutti i lavoratori in qualsiasi contesto essi operino. In questi ultimi tempi il tema del lavoro a 360 gradi, lo sappiamo bene, è al centro dell'agenda politica del nostro Paese, con lo sforzo di attuare quelle riforme strutturali che credo non siano più rinviabili. Bene, la riforma del mercato del lavoro in particolare ha tra i suoi obiettivi primari quello della modernizzazione della rete di sicurezza sociale per i lavoratori, con un aumento della flessibilità per le aziende nella gestione della forza lavoro. E nell'iter di approvazione e nel dibattito politico
è emersa chiara l'urgenza di conciliare le diverse e legittime richieste delle parti coinvolte per trovare il giusto equilibrio tra flessibilità, sviluppo e tutela dell'occupazione. Tutela, però, non è solo da intendere come salvaguardia dei posti di lavoro, ma è da intendere come condizione complessiva che abbraccia l'intera sfera della sicurezza nella quale i lavoratori devono continuare ad esercitare il proprio diritto al lavoro. Ricordiamoci che proprio nei momenti di grande difficoltà, dove le risorse sono poche, non si può e non si deve cedere alla tentazione di trovare le soluzioni più facili in nome della sola produttività. Questo è un rischio troppo alto che non possiamo permetterci il rischio di correre. Sì, perché oggi, ancora oggi, nel 2012, si rischia troppo spesso di perdere la vita sul proprio luogo di lavoro. Di più, secondo i dati diffusi proprio da ANMIL, proprio da voi lo scorso anno, ogni giorno 3 persone muoiono sul posto di lavoro. Eppure sembra 3 persone al giorno, numeri incredibili. Eppure dicevo che nonostante questi numeri drammatici sembra che di questo fenomeno non ci si occupi mai abbastanza, che nonostante le cronache periodiche sappiano scuotere e a volte commuovere l'opinione pubblica, come i recenti maxi processi per le vittime dell'amianto, quella che ha ricordato anche il sindaco di Monza, quello degli incidenti sul lavoro resta ancora un tema troppo poco trattato. In particolare, secondo una recente ricerca, le notizie relative agli incidenti sul luogo di lavoro costituiscono solo lo 0,1%, lo 0,1% delle notizie complessive trattate nei principali telegiornali nazionali. In altre parole, si parla di questi temi solo quando la cosa è particolarmente clamorosa e coinvolge più vittime in una volta sola. Forse per i media proporre con maggiore continuità questi temi potrebbe risultare, da un certo punto di vista, sì, poco produttivo in termini di audience, ma certamente saprebbe dare un'azione di grande, grandissima ed importantissima responsabilità sociale. Quindi serve maggiore informazione. Un sondaggio diffuso da Demos per l'Osservatorio Europeo della Sicurezza nel 2010 dimostra che nella graduatoria delle cosiddette paure di ognuno di noi, gli infortuni sul lavoro occupano solo la 23esima posizione in una lista di 25 motivi di ansia tra la popolazione. Su 2.500 intervistati, solo l'11% del campione afferma di provare preoccupazione al proposito, una quota di 5 volte inferiore, per esempio, rispetto alla paura sulla criminalità, alla paura sulla disoccupazione, alla paura sulla distruzione dell'ambiente. E la causa di questa sorta di indifferenza potrebbe anche essere vista come un segnale positivo, dovuto forse al fatto che la maggior parte di noi lavora presso aziende e strutture dove la prevenzione è attuata con rigore ed esistono anche buoni livelli di controllo. Eppure, come ho già detto, di lavoro si continua a morire e non è più possibile pensare che questa cosa avvenga in un paese civile quale è e dovrebbe essere il nostro. E si continua a morire anche nelle regioni del nord, come la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, il Veneto, che tutti giustamente consideriamo all'avanguardia nelle politiche di attuazione nell'attuazione delle politiche del lavoro. Gli incidenti avvengono in settori dove prevalgono condizioni di informalità e poca visibilità, pensiamo ai cantieri edili o alle campagne. Per questo rivolgo veramente un invito a riflettere per concentrare, come ha già fatto il prefetto di Monza, gli sforzi di tutti, istituzioni, rappresentanti sindacali, associazioni di categoria, lavoratori, imprenditori, ad elaborare veramente una nuova cultura del rischio e della sicurezza. Così, se ai lavoratori vengono richiesti sacrifici per rimettere il paese in salute, le istituzioni hanno il dovere imprescindibile di vigilare sulla loro salute. Su questo punto permettetemi di dire che la provincia è scesa in campo fin da subito, mentre faceva i suoi primi passi, e già 2 anni fa
abbiamo siglato un'intesa importante con le associazioni di categoria e con le forze sindacali per la regolarità e la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Un accordo per monitorare da vicino i cantieri delle opere pubbliche con norme rigide e severe, proprio all'insegna della sicurezza e della regolarità. Tra i primi interventi già introdotti, il badge di cantiere, l'obbligo dell'attività formativa, il monitoraggio periodico e l'istituzione di un comitato per la sicurezza. Certo, non sono iniziative che diventano la panacea di ogni male, ma sono sicuramente un primo passo che dimostrano l'attenzione reale della provincia di Monza e della Brianza e delle associazioni datoriali del territorio su questo tema. Se la nostra Brianza vuole continuare ad essere una locomotiva forte del sistema produttivo dell'intero paese, sarà chiamata a sviluppare ed esportare i progetti pilota già avviati, dimostrando proprio da qui, partendo proprio dalla ricca Brianza, di essere all'avanguardia anche su questo fronte, nell'ottica di coniugare la produttività con la tutela dei lavoratori. C'è bisogno, e mi appresto a chiudere, di grandissima coesione per diffondere una reale cultura della prevenzione, capace di contrastare gli infortuni in maniera efficace. In questo campo, e l'ha ricordato il prefetto di Monza, la formazione costituisce la leva su cui è necessario investire affinché si conoscano i rischi legati ad ogni ambito lavorativo. Operare in ambienti sicuri è un diritto e quindi è un dovere di tutti fare in modo che ciò accada, anche arrivando a denunciare situazioni anomale. Solo mettendo in sicurezza il lavoro in tutti i sensi possiamo puntare ad essere ancora un paese economicamente e socialmente più equilibrato e più giusto. Grazie. Grazie Presidente. Lasciamo la parola ora al Presidente della Camera di Commercio di Monza e Brianza, Dottor Carlo Edoardo Valli. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente nazionale Bettoni, il Presidente regionale Ferrari e il Presidente provinciale di Barbora per questo incontro. Saluto tutti i presenti e le autorità che con il loro contributo ci aiutano ad approfondire e a riflettere su una tematica così importante. Partecipo infatti sempre con grande commozione alla giornata dedicata alle vittime incidenti del lavoro promossa dall'associazione ANMIL. Un'associazione storica importante per il nostro paese che affonda le radici nel lontano 19 settembre 1943, che ha tanto contribuito affinché si sviluppasse una cultura della tutela del lavoratore e della prevenzione degli infortuni. E trovo che proiettare l'attività dell'associazione nel 2015, nell'anno dell'Expo, come indica il titolo dell'incontro di oggi, un appuntamento denso di attese e ricadute, stimate dalla Camera di Commercio in 8.200 posti di lavoro per la Brianza, sia un obiettivo importante e necessario. I posti di lavoro dell'Expo e del futuro dovranno essere un contributo alla crescita e pertanto non dovranno macchiarsi di incidenti e infortuni. Il lavoro del resto è il fondamento della nostra identità, come recita la stessa Costituzione, l'articolo 1, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Tutti noi, a partire dalle istituzioni, che in questa partita hanno un ruolo centrale, ma anche le imprese e i cittadini siamo consapevoli dell'importanza di sviluppare una cultura incentrata sulla tutela del lavoro e ci adoperiamo ogni giorno per preservarla e dare una concreta espressione nonostante le difficoltà che stiamo tutti vivendo. E gli incidenti sul lavoro rappresentano una macchia che dobbiamo cancellare. Gli ultimi dati INAIL ci dicono che gli infortuni in Italia nel 2010 sono stati circa 775.000, in calo rispetto all'anno precedente dell'1,9%, con 900 casi mortali. Nell'ambito dell'industria degli infortuni diminuiscono del 4,7%
E per quanto riguarda le costruzioni, uno dei settori notoriamente più esposti a rischio di infortunio, la diminuzione a livello nazionale è del 12%. Anche a livello lombardo si riduce il numero degli infortuni e nel 2010 sono stati circa 133.000, in diminuzione del 0,6% rispetto all'anno precedente, con una netta riduzione degli infortuni mortali del meno 32%. Una situazione che, sebbene in miglioramento rispetto al passato, non può essere accettata e che richiede ancora di continuare ad investire nella prevenzione e nella diffusione di prassi e comportamenti che tutelino la persona. Alcuni incidenti fanno clamore. Ricordo per esempio i casi recenti, i due giovani morti mentre lavoravano all'allestimento dei concerti. Ma tutte le morti e gli infortuni sul lavoro sono sconfitti di civiltà che non possiamo giustificare e non sono degni di una società moderna. Accanto a questi gravissimi episodi vorrei però ricordare l'eccellenza del nostro territorio. La Brianza, che conta un fazzoletto di terra più di 64.000 imprese, ci impegnano più di 216.000 addetti. Nella maggior parte dei casi queste aziende lavorano nel rispetto delle regole, contribuiscono all'occupazione e a una crescita diffusa del territorio. Dobbiamo dare atto alle imprese che negli ultimi anni hanno fatto dei grandi passi in avanti nella prevenzione dell'infortunistica e delle malattie professionali, mostrando una crescente attenzione nei confronti della tutela del lavoratore, grazie a una maggiore diffusione delle coscienze mediche e sanitarie, a una normativa puntuale e a una sempre più radicata cultura della sicurezza che mette al centro la tutela del lavoratore e della persona. La responsabilità sociale di imprese, infatti, è oggi un valore al centro delle politiche aziendali. Questo percorso è stato possibile grazie all'impegno e alla partecipazione delle aziende, nonché alla collaborazione con le istituzioni e la società civile. In questo processo di tutela del lavoratore, la Camera di Commercio è a pieno titolo un alleato e un sostenitore. Come Camera di Commercio Monza e Brianza, al pari di altri enti, associazioni e istituzioni che sono impegnati alla tutela dei lavoratori, dall'INAIL ai sindacati alla stessa Expo, col progetto Sicurezza e Prevenzioni Expo 2015, promuoviamo una cultura del lavoro e del fare impresa che valorizzi il capitale umano. Ogni anno l'ente camerale premia le eccellenze del territorio, le imprese che si sono distinte per il buona prassi con il bando di responsabilità sociale di imprese. Poi riconosciamo il valore di quelle aziende che hanno fatto una storia del territorio, che hanno investito sui propri collaboratori costruendo un rapporto di fiducia e una continuità nel tempo. A questo proposito vorrei ricordare che pochi giorni fa abbiamo aperto il bando Brianza Economica, un premio per coloro, che sono tantissimi, che ogni giorno contribuiscono con impegno e passione allo sviluppo locale. Per noi è un onore poterli premiare. Sempre nell'ottica della valorizzazione del capitale umano, che è il vero valore aggiunto del territorio, la Camera di Commercio abbiamo voluto aprire un nuovo bando occupazione per sostenere tutte quelle imprese che, nonostante la difficile situazione economica, decidono di investire nel lavoro e nelle persone. Testimoniare il valore delle buone pratiche, unitamente alla prevenzione, alla cura e di stimolo per l'intero sistema economico e produttivo, contribuisce alla costruzione di un contesto economico, sociale e lavorativo attento al lavoratore, alla sua salute e alla sua sicurezza. Chiudo con un pensiero di un grande Papa. Giovanni Paolo II disse: tutta la grandezza del lavoro